Buonasera, ben ritrovati amici di Interchannel, bentornati anche all'interno del nostro spogliatoio e Interlocker Room, secondo lunedì insieme, ancora una volta dopo una partita vinta, dopo Palermo-Inter, insieme a noi anche oggi Alessandro Villa. Buonasera Alessandro. Ciao a tutti, ben ritrovati, abbiamo provato a farci ridare lo spogliatoio, anche qui respinti con perdite, allora abbiamo portato lo spogliatoio qui, ma continuate a seguirci perché è un programma che è ancora, si può usare questa metafora, siamo alla seconda amichevole stagionale, tra poco... Sì, tra un po' arriveranno i campionati mettendo benzina nelle gambe, quindi continuate a seguirci perché siamo in evoluzione proprio come la nostra Ita, che anzi, a differenza nostra, restiamo ancora carburando, viaggia a gonfie vele. Andiamo prima a presentare i temi di questa settimana, perché chiaramente bisogna parlare della sesta vittoria di fila, quindi João Mario per la sesta, entrato dalla panchina, ha segnato, e poi il sesto assist di Candreva, sempre più decisivo. Parleremo anche della quota Champions, abbiamo visto come negli ultimi 10 anni le squadre quarte e poi terze quanti punti abbiano fatto per conquistarsi almeno un posto ai preliminari di Champions League, e poi la perla testa in giù, laddove testa in giù sta a significare la rovesciata, visto che abbiamo colto la palla al balzo dopo la rovesciata di Jason Murillo contro il Bologna in Coppa Italia. Andremo un po' a ripercorrere la storia, Ale? Storia minima della rovesciata in casa Inter, e non solo, si trovano degli spunti decisamente interessanti omaggiando il gran gol di Jason Murillo. Chissà se sarà sugli abbonamenti dell'anno prossimo, come accade a suo tempo per Yuri Djorkaeff. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.